Buongiorno Radio Bequit, buongiorno a tutte e tutti voi che ci seguite grazie ai social. Siamo quasi pronti per la diretta in radio. Saluto Paolo Bilorovale in regia e Nokia che ci sta aiutando per quanto riguarda tutta la parte video dei social che potete seguire su Radio Bequit Evangelica e ovviamente anche su Café Bleu. Questo è lo spazio di Café Bleu. Io sono Claudio Petronella ed è un piacere essere qui con voi per questa seconda giornata del Salone del Libro. Pronti per entrare in diretta, abbiamo già i primi ospiti con noi qui nel nostro stand della Claudiana che anche oggi ci ospita così gentilmente nei propri spazi per trasmettervi i contenuti, le interviste, i racconti di tutto ciò che sta dietro la realizzazione dei milioni di libri che sono qui in questo salone, in questa 30ª edizione del Salone del Libro. Faccio un attimo un cenno a Paolo Billo, siamo pronti per la diretta anche in radio, seguiteci, abbiamo già il primo ospite caldo con noi, parleremo di turismo lento e non solo quest'oggi, perché ci sono tanti contributi che abbiamo voglia di raccontare e non vediamo l'ora di condividere. Buongiorno anche a tutti voi che ci ascoltate dalla radio Bequit, la radio più vicino a te. Siamo oggi al venerdì 19 maggio 2017, Salone del Libro. Sono qui nello stand della Claudiana che ci sta ospitando anche oggi in maniera così collaborativa e in maniera molto gentile qui dal loro stand. Veniteci a trovare nello stand M63. Io sono Claudio Petronella, questo è lo spazio di Café Bleu. Le cose belle e buone della vita che si sono trasferite, ecco, per questa edizione del Salone del Libro, appunto all'Ingotto. Vi stiamo trasmettendo da qui in diretta anche in video su Facebook. Seguiteci sulle nostre frequenze 8780 96 550 rb.it è il sito da quale potete raggiungerci ovunque voi siate. 339-6300-192 il numero di sms whatsapp, diretta @rba.it per rimanere in contatto con noi, per condividere insieme a noi il vostro piacere della lettura. Abbiamo scoperto poco fa, grazie a un video insomma che ho girato, abbiamo conosciuto il Biblo Motocarro, i libri che prendono le ruote e viaggiano. Noi viaggeremo con la cultura, viaggeremo con la fantasia, questo e molto altro sono i libri che ospiteremo qua nel nostro stand, ma soprattutto le storie di coloro che lavorano nell'editoria, lavorano dietro a quel prodotto artigianale, quel prodotto che è veramente unico per il suo profumo, per le sue pagine, per tutto il lavoro che c'è dietro appunto nella realizzazione di un libro. Scopriremo anche questo. Ho già pronto il primo ospite con me, adesso una breve pausa musicale, dopodiché torneremo qui con Terre di Mezzo, amici ecco di Radio Bequit, perché abbiamo già avuto modo di collaborare in altre occasioni, ad esempio con Fa la cosa giusta. Voi fate la cosa giusta, ascoltate Radio Bequit e seguite il Salone del Libro. Cerco sempre di non dare molto per scontato, ecco, diciamo, perché non tutti ci sono. Cioè, via Francigena. Anche ti ho portato due Francigene di bicicletta che sono quello, su Santiago, che forse è quello. Guarda, più conosciuto. Santiago sempre perché dopo un autore che ha fatto proprio il libro sul cammino di Santiago, sì. Quindi è un link perfetto. Perfetto, tra l'altro noi abbiamo anche Santiago fatta da un ragazzo disabile. Bellissimo. Quindi c'è il tema, la tematica dell'accessibilità, e poi ho portato un altro cammino italiano. Dove troviamo i libri? In tutte le librerie, qui al Salone ovviamente. Perfetto. Questi numeri sempre. Siamo in diretta, Nokia? Ok. Allora, intanto introduciamo per i nostri amici su Facebook Luca Di Cass. Luca De Cas della casa editrice Terre di Mezzo, che conosciamo bene noi di Radio Bequit anche grazie alle partecipazioni a Fa la cosa giusta, sia nell'edizione di Lingotto, ma anche insomma sono stati più volte a Milano. Quindi una bella occasione questa del Salone del Libro per Terre di Mezzo, non è la prima volta ovviamente. No, non è la prima volta, siamo affezionati al Salone del Libro di Torino e siamo contenti di esserci anche quest'anno. No, voi siete di Milano, c'è stato tempo di libri.
qui ci tengono tanti. Allora, Milano scippa sempre cose, ma stavolta mi sa che non ci siete riusciti. Guarda, io sono fortunato perché non sono di Milano e quindi non posso essere... Di dove sei? Sono della Valtellina. Valtellina grande, ottimo. Vabbè, a me viene... Lo spirito montano un po' del torinese, del Piemonte, lo sento. Teniamo botta, ok. Questa magari poi la diciamo anche in radio, però appunto mi piace l'idea di poter presentare anche ai nostri amici su Facebook tutto ciò che riguarda le vostre collane. Sono passato a trovarvi proprio ieri e una cosa che mi ha appunto, uno dei particolari che mi ha colpito del vostro stand riguarda il turismo lento, mi piace definirlo così, non è una definizione che scopriamo adesso, però è bello parlarne con te e con voi. No, è bello il fatto che appunto ora parlare di turismo lento non sia più così utopico, una cosa così assurda come era solo qualche anno fa, quando è partita questa collana di Terre di Mezzo, la collana Percorsi, dedicata proprio alla scoperta in maniera lenta, sostenibile, di territori e luoghi che magari non sono così noti o così conosciuti o che si possono appunto scoprire meglio in una modalità diversa come quella a piedi o in bicicletta. Un minuto e mezzo, se vuoi tagliare appena puoi, appena c'è un po' di musica entriamo. Salone del Libro 2017, i libri prendono le ruote e viaggiano, ma possono anche andare a piedi. Viaggiare a piedi è la dimostrazione di tutto questo, è la casa editrice Terre di Mezzo. Abbiamo con noi Luca, che saluto volentieri e do il benvenuto al nostro stand. Ciao Claudio, buongiorno e buongiorno a tutti. Ben arrivato anche sulle nostre frequenze, stiamo trasmettendo anche in video, seguiteci su Facebook, Caffè Blu e Radio Bequit Evangelica. Abbiamo, come ti dicevo prima, fuori onda, mi ha colpito subito, conosco ovviamente Terre di Mezzo, c'è stata la partecipazione a Fa la Cosa Giusta anche di Radio Bequit, un progetto che vi coinvolge molto da vicino, ormai da diversi anni. Milano, che ha voluto scipparci il salone, che cosa ne dici? Cioè, tu sei di Milano. Io non sono di Milano, quindi sono super partes, mi salvo in questo modo così. Allora, diciamo che sono due cose diverse, dai, tempo di libri, sono nel libro, è importante che trionfi la cultura e vogliamoci tutti bene, però diciamo che sta andando molto bene quest'anno, almeno la sensazione è bella, Luca. No, assolutamente, tanta gente, tanti ragazzi ieri, tanto pubblico, tanto entusiasmo, tanto orgoglio torinese, piemontese, ci piace, comunque è bello, è un bel salone. Ci piace anche la collana dedicata al turismo lento, abbiamo intitolato così anche il nostro video su Facebook, è stato uno dei particolari tra i tanti belle copertine colorate che abbiamo visto appunto lo stand della Terre di Mezzo, mi ha colpito la collana appunto sul turismo lento, una collana che già dal formato parte per essere tascabile, per essere comoda, per portarti in giro in modo consapevole, forse anche per godersi un po' di più, ecco, il tempo del riposo, il tempo del viaggio. Assolutamente sì. La collana Percorsi, che è quella appunto di cui stiamo un po' parlando adesso, nasce addirittura nel 1999, quindi è anni che Terre di Mezzo lavora su questo mondo legato poi anche ai temi di Fa la Cosa Giusta che citavi prima, della sostenibilità, del movimento lento, dello scoprire territori e luoghi in maniera diversa rispetto a quella a cui siamo abituati. Quindi lasciare da parte l'autostrada o l'alta velocità di cui adesso diciamo si parla in maniera maggiore, per riscoprire il passo lento o la bicicletta, quindi scoperta di luoghi belli che sono accanto a noi in maniera diversa. Noto con piacere anche una bella indicazione di edizioni aggiornate che addirittura toccano anche le 9 per quanto riguarda la guida al cammino di Santiago di Alfonso Curatolo e Miriam Giovanzana, uno dei libri che potete, delle guide anche mi piace dirlo, che potete scoprire allo stand. Che cosa vuol dire, appunto l'hai spiegato, cosa vuol dire il turismo lento in un tempo come questo, in un tempo della velocità e anche della fagocità, della voracità totale in tutti i sensi. Terre di Mezzo è presente con questa iniziativa, ma con molte altre, quindi a piedi o in bici, lungo diversi percorsi, non solo del Cammino di Santiago. No, il Cammino di Santiago è stato un po' l'apripista a tutti i livelli, sia dal punto di vista turistico, per la gente, le persone che decidono di avvicinarsi a questo mondo, ma anche dal punto di vista di quello che può essere il business o comunque la valorizzazione di un territorio anche dal punto di vista economico. Non dimentichiamo che sia in Spagna ma anche in Italia, sulla via Francigena o su altri cammini minori, cosiddetti minori, si sta ricreando grazie al turismo lento e sostenibile una micro
un'economia locale che permette alla gente di non dover emigrare dal paese dove è nato, ma gli permette di rimanere dove vuole rimanere e, diciamo così, appunto, avere una vita vera, ecco, proprio sfruttando la bellezza del proprio luogo. Non solo il cammino di Santiago, non solo via Francigena, ma abbiamo anche un cammino di cui abbiamo parlato prima fuori onda, mi piacerebbe anche citare, stiamo parlando del cammino di San Benedetto. Sì, il cammino di San Benedetto l'ho portato qui con voi perché mi faceva piacere mostrarlo, oltre al fatto che la nuovissima edizione quindi è stata aggiornata di recente, ma attraversa anche tutti quei luoghi coinvolti recentemente dal terremoto, quindi il cammino che parte da Norcia seguendo proprio i passi di San Benedetto e arrivando fino all'abbazia di Monte Cassino, quindi attraversa tutti quei luoghi terremotati ma che hanno già saputo rialzarsi, hanno già saputo rimettere in sicurezza tutto il percorso e che hanno bisogno anche dei nostri passi proprio per rimettersi in cammino anche loro. Tutti i sensi, direi. A proposito di cammino, non solo bicicletta, non solo a piedi, ma abbiamo un libro molto interessante, un Santiago per tutti, di cui ho piacere parlare per chiudere il nostro intervento, perché vedo che c'è una bella icona, ce ne sono due, c'è il cammino ma c'è anche un'icona in viola che come dire, ci fa capire, se adesso riusciamo a fare il dettaglio anche per la parte video, di cosa stiamo parlando. Sì, uno dei temi che ci sta a cuore è l'accessibilità. Va bene il cammino a piedi, va bene il cammino in bicicletta, ma perché non renderlo un cammino per tutti? Siamo partiti da Santiago per il semplice fatto che è molti anni che le infrastrutture su Santiago sono aumentate e sono cresciute, quindi era anche più facile coinvolgere le persone con delle disabilità fisiche, mentali, piuttosto che anche banalmente una semplice celiachia. Questa guida raccoglie le informazioni per permettere a tutti, ma davvero a tutti, di percorrere il cammino di Santiago e di vivere questa esperienza che molto spesso non è solo un'esperienza fisica, ma è anche un'esperienza che cambia all'interno. Quindi ci sembrava giusto provare a proporlo affinché fosse un'esperienza per tutti. È stata percorsa da Pietro Scidurlo, che è questo ragazzo in sedia a rotelle che sta lavorando adesso anche per la mappatura della via Francigena accessibile e per il cammino di San Benedetto che abbiamo citato prima, grazie anche a un progetto europeo che si occupa proprio della mappatura di questi cammini accessibili a tutti. Luca, ci sono un'ultima domanda riguardo a Terra di Mezzo, ci sono degli eventi particolari che possiamo citare? Innanzitutto veniteci a trovare, no, allo stand, ci sono tanti bei motivi per dare un'occhiata, perlomeno per incuriosirsi, come abbiamo fatto noi, ecco, quando ci siamo conosciuti. Assolutamente, noi siamo allo stand H45, quindi passateci a trovare, dove troverete, oltre alle guide dei percorsi a piedi, tutte le altre nostre collane. Abbiamo una collana molto grande dedicata ai bambini, agli illustrati per bambini. Direte, cosa c'entrano? Percorsi a piedi e illustrati per bambini. In realtà è tutto connesso. Il camminatore, una persona attenta, responsabile, si forma fin da bambini, quindi dare degli strumenti ai genitori e ai più piccoli per crescere in maniera sana, responsabile, sostenibile, quindi anche per appunto creare quel futuro che vorremmo tutti avere. L'ho chiesto a tutti i nostri ospiti, ai miei ospiti, il primo libro che ti viene in mente adesso, che non sia Terra di Mezzo, oppure sia anche Terra di Mezzo, vedi tu. Allora, il libro che in realtà è vecchio, è uscito l'anno scorso ma sto leggendo in questo periodo, che è sulla la biografia di Merckx, Giro d'Italia, io sono appassionato di di una casa editrice che mi piace molto, che non è Terra di Mezzo, posso citarlo, 66 Second, il libro su Merckx. Abbiamo parlato di Terra di Mezzo, abbiamo scoperto e approfondito il discorso sul cammino e sul turismo, è consapevole, rimanete con noi. Equite, un saluto a Luca e buon salone anche a te. Ciao, a presto. Grazie. Grazie a te, facciamo una foto. Posso chiudere la diretta? Okay.